Il significato dei colori. Il matrimonio tra luce e ombra crea dei figli che si chiamano colori. Leonardo da Vinci. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi volevo fare qualcosa di diverso per il canale e quindi tratterò un argomento che mi interessa moltissimo e spero interessi anche a voi. Nella vita di tutti i giorni siamo circondati dai colori e spesso ci facciamo condizionare, soprattutto nell'abbigliamento, su che colori stanno meglio o peggio con la nostra carnagione. Ma i colori comunque ci circondano anche nella nostra casa, ad esempio. I colori influiscono tantissimo anche sul nostro umore. Pensate banalmente a una giornata grigia, paragonatela a una giornata di sole, primaverile, una giornata tipo quella di oggi qui a Firenze. Quindi nel video di oggi vorrei fare una chiacchierata con voi, una chiacchierata amichevole su questo tema interessantissimo, sul significato dei colori. Non mi ergerò a insegnante, quindi è una chiacchierata tra amiche, quindi è uno scambio di idee, di pensieri. Voi ovviamente potrete commentare, dire il vostro pensiero qua sotto nella sezione commenti, è bellissimo, io adoro i social quando vengono sfruttati in questo modo, possiamo scambiarci delle idee su temi che ci interessano. E quindi se questo tema vi interessa, fatemelo sapere con un pollice in su, sosterrete anche il mio canale. E per tutti i nuovi arrivati vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, così non perderete i video futuri. Che sensazione provate quando ad esempio pensate al bianco? Davanti al colore bianco io penso immediatamente alla purezza, penso anche alla luce. Il bianco mi dà anche una sensazione di pulizia. Il suo opposto, invece, il nero, dà delle sensazioni diverse. Il nero mi ricorda la notte, quindi penso al buio, penso anche a una sensazione di raccoglimento, quasi di depressione. Penso anche a una totale assenza di colori, un'assenza di sentimenti, un'assenza di vita, il buio del mondo sotterraneo. E quindi credo che sia molto interessante ragionare su questi contrasti, il bianco contro il nero, banalmente il bene contro il male. Questi ovviamente sono luoghi comuni, il discorso bene contro il male, bianco contro nero, che però in fondo rispecchiano il pensiero di moltissimi. Pensiamo ora al rosso, mi viene in mente subito la passione, il fuoco, mi viene in mente il colore del sangue, quindi la vita, l'energia. Per quella che è la mia percezione del rosso, io ho veramente una percezione molto positiva, però ci sono persone a cui il rosso non piace. Si potrebbe fare anche una sorta di test psicologico, come quando si fanno le domande ai bambini: qual è il tuo colore preferito? Secondo me ha davvero uno sfondo psicologico. Il blu, un colore primario insieme al rosso e al giallo, mi fa venire in mente l'eleganza. Mi fa venire in mente autorevolezza, raffinatezza, affidabilità, serenità, calma. I colori sono fantastici, adoro parlare dei colori anche perché vengono usati tantissimo, ad esempio, nel marketing. Un colore può rappresentare un'azienda, può rappresentare una squadra, può rappresentare tantissime cose. Viene associato facilmente dalla mente umana a un determinato elemento. Il giallo è il colore del sole, il giallo mi fa pensare all'estate, mi fa pensare all'energia, mi dà delle sensazioni simili al bianco, però leggermente diverse, quindi non vedo purezza nel giallo, vedo vivacità, però il giallo mi trasmette anche altre cose, mi fa ricordare anche qualcosa di negativo, qualcosa di acido. Lo associo anche un pochino alla gelosia, sarà forse perché le rose gialle hanno sempre simboleggiato la menzogna, la gelosia, il tradimento. Cosa vi trasmette il colore arancione? Beh, il colore arancione è il colore,
perfetto per Instagram. Non so se l'avete notato, ci sono dei profili, almeno fino a qualche anno fa, io sono una storicissima utente Instagram, fin dall'inizio sono iscritta, anche se adesso non è che mi piaccia più. In ogni caso ci sono profili tutti con questi toni dell'arancione. È un colore che sicuramente trasmette note positive, almeno per me. Quindi entusiasmo, gioia, armonia, vitalità anche. Insieme al giallo viene tanto associato all'estate. Un'amica mi ha detto tempo fa che l'arancione viene associato alla creatività. Questa era una cosa che io non sapevo, ma trovo assolutamente interessante. Il viola è un colore un po' mistico, io lo associo alla pietra ametista, è un colore che a me piace moltissimo, è uno dei miei preferiti insieme al verde, ma anche questo mi trasmette delle sensazioni un po' opposte, contrastanti. A volte il viola, soprattutto nella variante più intensa, mi trasmette delle sensazioni negative, mentre il lilla mi dà pace, mi trasmette anche eleganza il lilla. Potevo io non parlarvi del verde, un colore che mi ha sempre attirato moltissimo. È un colore che io amo profondamente e lo trovo assolutamente elegante, anche se tanti dicono che, per esempio, vestirsi di verde non è per tutti, il verde è un colore difficile. Trovo che invece sia un colore spesso sottovalutato. E forse mi piace così tanto perché è il colore poi della natura. Trovo che il verde e il blu siano due colori assolutamente meravigliosi, forse perché inconsciamente li associo alla natura, quindi al cielo, alle piante, all'erba. Il verde mi trasmette delle sensazioni molto positive, lo trovo rassicurante, mi trasmette equilibrio. Io nella mia casa nuova ho diverse pareti con la tappezzeria, con le foglie verdi, perché mi dà pace. Ora va anche tantissimo di moda negli ultimi 3-4 anni, sia nel design che proprio nell'abbigliamento. Guardate dietro di me, ho una lampada verde. Come dulcis in fundo vorrei parlarvi dei colori neutri, che sono tutte quelle varianti di beige, crema, sabbia, tutti questi colori un po' indefiniti. Per esempio questi colori neutri a livello di abbinamento con la mia carnagione non ci siamo proprio, non mi stanno bene, mi valorizzano più colori come il rosso ed altri, ma io tendo a sceglierli per altri motivi. A volte per la mia attività di blogger opto per dei colori neutri se ad esempio devo fare degli scatti in mezzo alla natura. Voglio che il mio abbigliamento si abbini bene, ad esempio, allo sfondo, all'ambiente in cui sono inserita. È carino pensare al colore neutro come un elemento che serva per dare valore a qualcos'altro che è intorno. Il mio modo di concepire i colori neutri è proprio questo. Alcune persone mi hanno detto, chiacchierando, perché io poi con le amiche, con i parenti parliamo dei colori, i colori ritornano nelle nostre conversazioni molto spesso, e un'amica mi diceva che chi si veste ad esempio sempre di beige è perché è depresso, è perché non ha una personalità. Non credo che sia così. Ognuno ha una propria e singolare percezione dei colori e credo che generalizzare su determinati argomenti sia anche sbagliato. Il marrone è un colore non colore, secondo me, ovviamente, poi magari a voi piace tantissimo e ditemi cosa ne pensate. Io lo associo ovviamente alla terra, quindi l'elemento che ho proprio sotto gli occhi quotidianamente. È anche il colore del cioccolato, ma è anche il colore di altre cose che vediamo spesso in natura. Vi ho appena detto che il marrone è un colore che non mi attira particolarmente, ma in alcuni casi con determinati design lo adoro. Ad esempio su questo vestito. Guardate che design, che stampa meravigliosa. È un vestito dai toni, appunto, sui toni del marrone, del giallino. C'è anche un pochino d'arancio. Il colore in assoluto che rappresenta l'autunno insieme all'arancio, insieme a questi colori caldi come il giallo. Ho letto un articolo di recente che diceva che le donne vengono attratte dagli uomini che vestono di rosso e mi ha fatto sorridere questa cosa perché quando io conobbi mio marito nel lontano, forse era il 2001 se non ricordo male, lui aveva un maglione rosso, quindi potrebbe essere vero.
Fatemi sapere che ne pensate e soprattutto fatemi sapere qualche curiosità sui colori, su qualche colore in particolare e quelle che sono le vostre conoscenze. Senza il vostro parere questo video non può essere completo. Io vi ringrazio per la visione e spero che questa chiacchierata vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto un po' riflettere, vi abbia fatto piacere. Ovviamente questa era solo una chiacchierata informale tra amiche, mi sto documentando, ho acquistato dei libri sui colori e quindi in futuro ne parleremo in maniera più approfondita. Fatemi sapere se vi va di continuare a parlare di colori, condividete questo video se vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!